Ciao a tutti, sono Gianluca Italiano, il miglior fisioterapista del mondo, secondo i miei figli ovviamente, e oggi andiamo a parlare di un problema molto interessante e molto diffuso, il bruxismo. La mia curiosità verso il bruxismo è iniziata diverso tempo fa, quando alcuni miei pazienti con acufene o con mal di schiena cronico mi avevano detto che migliorando l'acufene e il mal di schiena cronico anche il loro bruxismo era cambiato. E così ho fatto un approfondimento della letteratura e ragazzi ho trovato delle cose veramente agghiaccianti. Per questo oggi voglio parlarne con te per farti capire quali sono le vere cause del bruxismo e soprattutto come curarlo in maniera efficace senza perdere tempo. Alma Fisio, curare, non trattare. Magari stai pensando che ci possa essere un punto preciso da schiacciare, qualche manovra specifica per sbloccare la temporomandibolare e risolvere definitivamente questo problema. La verità è che questa cosa non esiste, mai esisterà, ma che oggi ti stanno proponendo degli interventi assolutamente inutili e superficiali. Quando leggiamo la letteratura riguardante il bruxismo, ci sono delle cose che emergono molto chiare. È un problema legato allo stress, è un problema legato all'ansia, è un problema legato alla paura e alle abitudini di tutti i giorni. Queste sono le vere cause del bruxismo e del continuare a digrignare i denti. Essere ansiosi, essere stressati, avere delle abitudini che ti portano poi ad andare a dormire sempre in tensione e a volte addirittura a dormire male e a soffrire di insonnia. Come cerca la medicina classica di risolvere questo tipo di problema? Se andiamo a vedere le terapie e le proposte che ci sono oggi nella società, ci mettiamo veramente le mani nei capelli. Da una parte ci sono gli interventi locali, direttamente qua nella zona del massetere, che è questo muscolo che appunto porta a aumentare la masticazione, o a volte a livello dell'articolazione temporomandibolare. Si fanno delle infiltrazioni di botulino, che è una sostanza tossica che porta il muscolo a decontrarsi, a rilassarsi, come se fosse praticamente flaccido e senza controllo del sistema nervoso. Ovviamente per qualche momento il bruxismo diventa meno frequente e meno forte, ma poi il problema rimane esattamente quello. Altri professionisti fanno degli interventi con dell'elettrostimolazione in loco, vanno a stimolare il muscolo, vanno a dargli degli impulsi elettrici per abituarlo a rilassarsi. Quando queste terapie locali non funzionano, come è normale che sia, si iniziano quindi a passare a dei livelli ancora più alti, andandoti a proporre delle terapie più potenti che si danno in situazioni particolari, antidepressivi come le benzodiazepine. Anche in questo caso ci sono dei risultati, perché chiaramente quando assumi delle benzodiazepine ti senti come un cadavere, sempre floscio, morbido, non riesci neanche a volte a sollevarti dal letto e a fare una vita normale. Ed è normale quindi che le benzodiazepine finiscano per rilassare anche la tua masticazione e darti un momento di sosta. È assurdo però pensare che una persona che soffre di bruxismo possa andare avanti tutta la vita a prendere benzodiazepine o a farsi infiltrazioni di botulino senza poi un vero e proprio obiettivo finale, senza poi sapere quando questa cosa finirà. Al contrario, sappiamo che tanti farmaci e sicuramente quelli antidepressivi, le benzodiazepine, creano dipendenza e creano innumerevoli effetti collaterali. Visto che tanti di voi, e giustamente, sono coscienti del fatto che la medicina e alcuni farmaci possono essere deleterei a lungo termine, l'alternativa medica è stata: ok, diamo qualcosa che non sia un farmaco. Ed è così che si è inventato il bite, che è uno strumento da mettere in bocca e che quindi ti evita di andare a stringere i denti forti, a sbatterli l'uno contro l'altro e ti evita quindi la corrosione dei denti. Devo dirti la verità, in letteratura sembra che il bite possa aiutare, anche se gli studi non sono fatti poi così in maniera efficace. Se pensi a quanti soldi si investono per il bite, a che industria gira intorno al bite, pensa che l'unico studio efficace riguardo al bite è uno studio fatto su una popolazione per 4 settimane. Cioè si girano intorno al bite milioni e milioni di euro per la compra, la vendita e la produzione di questo strumento e riescono a fare uno studio che dura solo 4 settimane per dire che effettivamente potrebbe aiutare. Potrebbe, perché nello studio c'è specificato che potrebbe, non che aiuta definitivamente.
Anche in questo caso quindi risale un grosso dubbio. Il bite può essere effettivamente una soluzione? E parliamoci chiaro, che sia una soluzione definitiva? Ovviamente no. Che soluzione definitiva c'è nel fatto che tu tutta la vita, per tutte le notti, debba metterti qualcosa in bocca prima di andare a dormire? Se torniamo alla base, cosa ti ho detto che tutti sanno, perché è scritto nero su bianco in letteratura e dopo diversi studi fatti da diversi professionisti, tutti sappiamo che le cause del bruxismo sono stress, ansia, cattive abitudini. Vogliamo quindi darci da fare per risolvere e curare questi tipi di problematiche? Oggi cercherò di fare proprio quello con te. Innanzitutto, il primo passo è proprio quello: darti la consapevolezza che né bite, né infiltrazioni, né antidepressivi possono curarti e risolvere il problema. Hai un problema di ansia, di stress, di cattive abitudini ed è solamente cambiando questi aspetti che avrai dei benefici e dei risultati definitivi. Per quello negli anni e in passato alcuni dei miei pazienti che avevano altri disturbi cronici come mal di schiena, acufene e cefalea hanno poi avuto benefici anche sul bruxismo, proprio perché andiamo a lavorare sulla persona, andiamo a insegnarle altri modi di vivere, altri approcci e come affrontare lo stress e le situazioni difficili per curare poi tutti gli aspetti del suo problema. Non ha assolutamente senso pensare che una persona che ha mal di testa gli diamo l'aspirina per il mal di testa, ha bruxismo gli diamo il bite per il bruxismo, ha mal di schiena gli diamo il cuscinetto per il mal di schiena, ha l'acufene gli diamo l'apparecchio per l'acufene. Essenzialmente gira con 400 cose, ha speso 10.000 euro per non avere nessun risultato, nessun beneficio, ma aver dato da mangiare a un sacco di medici e a un sacco di professionisti. Ok, quindi andiamo al dunque. Stress, ansia, cattive abitudini. Cosa puoi fare fin da subito? Il primo consiglio che ti voglio dare è quello di ascoltare i tuoi pensieri e smettere di farti comandare da questo continuo flusso di pensieri. Se ti svegli la mattina e già pensi alle 1200 cose che devi fare, alle 1200 mail che devi spedire, a tutte le cose che devi fare in casa, e tutti i giorni riesci dalla mattina alla sera a pensare a queste cose, sono sempre nella tua testa, evidentemente ti stai inducendo in uno stato di stress e stai auto-infliggendoti una situazione che non puoi accettare, che non puoi sopportare per molto tempo. Una volta alla settimana, un giorno alla settimana, devi staccare la spina, devi lasciare tutto. Spegni il cellulare, non rispondere alle mail, al computer, non avere impegni anche a casa, non metterti a fare le pulizie, non metterti a fare dei pranzi con i mille amici. Semplicemente fai quello che ti piace e tieniti un giorno completamente libero. Magari un giorno è troppo, va bene, una mattinata, prendi le chiavi della macchina, esci e vai a fare qualsiasi cosa che ti piaccia, senza figli, senza parenti, senza lavoro, senza nessuno che ti dia fastidio. Il secondo consiglio che ti do è quello di iniziare a fare attività fisica di qualsiasi tipo, semplice, facile, qualcosa che ti piaccia. Non c'è un consiglio specifico, no, non è la piscina migliore della corsa, o tantomeno la camminata veloce migliore della zumba o dello yoga. Qualsiasi cosa che ti faccia muovere ti farà bene. E solo tu sai cosa ti fa bene. Io per anni ho giocato a basket e per me entrare in un campo da basket libera talmente tante endorfine ed emozioni che per me quella è la mia cura. Per te potrebbe essere andare a nuotare perché da piccolo ti piaceva andare a nuotare, come potrebbe essere metterti delle scarpe da danza e farti un balletto con le amiche anche se hai 70, 80, 90 anni. Solo tu sai qual è l'attività fisica che ti piace, ma sicuramente l'attività fisica migliorerà il tuo umore, migliorerà il tuo stato d'animo, ti farà andare a letto più soddisfatto, più allegro e più sorridente, dormendo tranquillo senza bruttismo. Il terzo consiglio che ti do è quello di scrivere i tuoi pensieri, scrivere le tue emozioni. Tutte le mattine svegliati e scrivi tre cose per cui dovresti essere grato, per cui dovresti essere contento di quello che hai. Lo so che a volte sembra tutto nero, ma se inizi con questo approccio vedrai che troverai le cose positive della tua vita e trovando quelle cose positive indurrai il tuo sistema nervoso ad essere più sollevato, più allegro, più tranquillo
e ridurrai enormemente lo stress. Sembra una cosa stupida, è estremamente efficace. Lo stress è dovuto proprio al fatto che il nostro organismo, i nostri pensieri, sono sempre incentrati a quello che non va, a quello che dovrebbe andare in modo diverso e al futuro che sarà, senza mai godersi il presente. Quando inizi a scrivere le cose per cui dovresti essere grato, le cose per cui dovresti essere contento, essere ancora vivo, avere una famiglia, avere ancora un lavoro o qualsiasi cosa ti passi per la testa, inizi veramente a spostare la tua attenzione, i tuoi pensieri sulle cose positive e questo libera endorfine e abbassa lo stress automaticamente. Come vedi, quando si parla di bruxismo, come di stress, come di ansia, non c'è la pillola magica che ti do oggi e domani ti sentirai bene per sempre. E se trovi qualcuno che ti propone un tipo di trattamento come quello, è chiaramente una truffa. Quello che posso dirti però è che l'abitudine, la quotidianità, il cercare veramente di raggiungere degli obiettivi e modificare la propria vita ti darà sicuramente dei benefici. Come dicevano i saggi, se fai le stesse cose tutti i giorni e tutti i giorni hai gli stessi risultati, se vuoi cambiare risultati, cambia quello che fai tutti i giorni. Se hai bisogno di approfondimenti, in descrizione ti metterò un articolo con tutti i riferimenti agli studi che ho citato durante questo video. Se ti è piaciuto il video, metti un pollice in su e iscriviti al canale. Se hai bisogno di una consulenza personalizzata, sicuramente un fisioterapista specialista in terapia cognitivo-comportamentale ti può aiutare, o anche uno psicologo possono veramente essere professionisti di riferimento per aiutarti a risolvere il problema. Per qualsiasi cosa contattaci a info@almafisio.com. Ciao!